Ragazzi, sto a fare una cosa che mo va insegno. Ho messo i piedi dentro la copertina e adesso mi metto le ciabatte con la copertina. Ragazzi, questa è un trick, un hack life. E stai tutto caldo? Dai, che poi mi devo fare rantare contro con Hogwarts Legacy. Comunque, già ho capito. Già so cosa faremo in Hogwarts Legacy. Noi faremo il personaggio trans. Lo faranno tutti sicuro. Ma lo faremo anche noi. E per tutta la live prenderemo per il culo la Rowling. E distruggeremo Harry Potter. Questo è l'unico compromesso. Poi arriverà la gente che mi farà stronzo. Sta dando soldi a Rowling. Però guarda, guarda. Sto mandando avanti tutte le idee che odia. Dai, voglio giocare a Harry Potter. Voglio giocare a Harry Potter, voglio giocare a Harry Potter. Qui in Scandinavia abbiamo una cosa chiamata termosifoni. Puff, poveri, siete proprio, vedi? Se vede che andate in giro in mezzo alle foche. Questo è il motivo. Termosifoni, deboli! Qua ci si tempra col freddo e col gelo. Non sono i lobotomizzati che mi criticano, brutti stronzi, irrispettosi delle opinioni altrui. Io li capisco anche, perché quella finanzia i politici coi soldi che fa con Hogwarts Legacy, i politici che vanno contro i trans. Quindi io capisco che si incazzano. Non dovete rompere i coglioni alle battaglie degli altri, che però fate un cazzo e state sul divano a guardare a me e a ingrassare. Vergogna! Non mi fate incazzare! Li capisco pure! Sto scherzando, ho alzato la voce, scusa, scusa figlio, ho alzato la voce. C'è un problema con questa cosa dei piedini dentro la coperta. Che non puoi camminare. Alla salto. Mi dovreste vedere. So un po'. Poi alla fine lei è una persona, è diventata la Umbridge, vaffanculo. Però se comincia attivamente a fa politica, io capisco le battaglie. Non sto dicendo che sono d'accordo o no. A me non lo so. Però ti sto a dire che non sottovaluto la gente, giustamente, incazzata. Io vado contro i freebooter. Arriva uno che me frega, vede quelli della proprietà intellettuale. Perché sei una bestia che non ha mai creato un cazzo in vita sua. Ok. Quindi rispetto pure le battaglie dell'altri, se sono giuste. Non voglio andare né da una parte né dall'altra. Lei sponsorizza figure d'odio. Quali? Chi? Perché? Mi dovete portare dei fatti, degli aneddoti, della roba, delle fonti. Ma non ti preoccupare, io urlo a caso, Non te la prendere, porca troia, non te la prendere, mi cazzo! Intanto clicco. Trono, il mio pensiero è: se sono degli altri le battaglie, se le combattono da sole, perché finché non mi vengano a rompere a me non me ne frega niente. È proprio la cosa più sbagliata che puoi pensare. Perché, come disse la storia, un giorno andarono a prendere i calabresi. E io ero contento perché l'anduja mi faceva cagare. Un altro giorno vennero a prendere i veneti. E io ero contento perché bestemmiavano Vedi troppo. quel Un clan altro americano? giorno vennero a prendere i molisani. E io ero contento perché tanto non esistono. Un giorno vennero a prendere me. Ma non c'era più nessuno che mi poteva dare una mano. Ah, questa è una grande storia popolare. Quindi vedi che devi fare. Che cos'è la merce anti-trans? Che cos'è? Vendono i cromosomi Y. Gli tirano i cromosomi X per farli tornare. Che cos'è il negozio antitrans? Non so cosa sia. Molto pericoloso questo discorso, eh. Adesso arriva Bezos e me sfonna. Ma che sia, Rowling, che mo' querela a me. Non gli areggerebbe mai. Un negozio con tipo maglietta a fanculo i vostri pronomi. Ma che davvero? No, ma veramente? Mo' guarda. Oh, ragazzi, ma dobbiamo fare la live. Prima di Hogwarts Legacy me lo scrivo. Live sul cercare tutti gli sfononi della Rowling. Almeno scopriamo la verità. Quindi andiamo a farci il nostro pensiero. Io devo leggere la Rowling che dice trans pupù. Se no tu mi puoi dire: ma lo sai che Bergoglio ha preso a pizze i lama piccini? No, dov'è? C'è una prova. Non c'è. Allora fa culo fuori da casa mia. Fuori. No, no, nel senso. Ma sia da una parte che dall'altra, sia da una parte che dall'altra, sia da una parte che dall'altra. Trova fangiro su Twitter, ce lo facciamo venerdì prossimo. Ricordatemelo. Perché io sono un po' così col disturbo d'attenzione. Se faccio troppo la stessa cosa, mi butto dal barcone. Fa pure rima! Fa pure rima!